Buonasera, ben ritrovati con Missione Mondo Estate. In questa puntata vi proponiamo il secondo documentario realizzato da Alberto Viazzi in Repubblica Centrafricana lo scorso anno. Vi abbiamo dato mercoledì scorso gli aggiornamenti sulla situazione nel paese che resta molto delicata. La Radio Vaticana riporta un'intervista a Don Mathieu Bondobo, parroco della cattedrale di Bangui, il quale lascia una riflessione interessante. Infatti Don Mathieu dice: c'è gente che non vuole la pace, c'è gente che in modo paradossale vuole la guerra perché questi li fa stare bene, così vivono bene. Io ricordo molto bene quello che il Santo Padre ci diceva, prosegue il sacerdote: la pace è una cosa artigianale e ci vuole dunque l'impegno di tutti quanti, ma bisogna trovare il modo per costruire dei ponti, per riuscire ad entrare in dialogo con quelli che non vogliono la pace. E proprio su questo tema questa sera andiamo dunque a vedere il documentario che si intitola I capi religiosi uniti per la pace. Buona visione dunque, con Missione Mondo Estate ci ritroviamo mercoledì prossimo. Grazie e arrivederci. La Repubblica Centrafricana non riesce ad avere pace. L'ex colonia francese, ottenuta l'indipendenza il 13 agosto 1960, è stata governata da una serie di regimi militari che si sono avvicendati a seguito di vari colpi di Stato. L'ultimo capo militare in ordine di tempo fu il generale François Bozizé, che dopo 10 anni di governo, il 24 marzo 2013, fu costretto alla fuga da un golpe perpetrato dai ribelli della Sedeca. Si tratta di un gruppo formato da estremisti di matrice islamica che ancora adesso controlla parte del paese. Vi figurano anche mercenari provenienti dal Chad e dal Sudan. La Repubblica Centrafricana fu trascinata così in una condizione di instabilità culminata il 5 dicembre 2013, quando la Sedeca costrinse migliaia di persone nella capitale e poi in tutto il paese a lasciare le loro abitazioni per salvarsi la vita. Furono presi di mira soprattutto i cristiani. Contestualmente sorse un movimento di opposizione che reagì con le armi e riuscì ad allontanare i Sedeca da molte città e villaggi. Sono gli anti-Balaka, gruppi di autodifesa considerati dalla gente come partigiani. I capi religiosi hanno sofferto insieme alla popolazione, ma hanno cercato di seminare parole di pace. È preoccupato per la situazione nel paese o le cose stanno migliorando? Certo, la situazione migliora, ma noi restiamo preoccupati poiché molta gente ha ancora delle armi. Ora bisogna arrivare a disarmare i cuori, le teste, gli spiriti, perché noi possiamo imparare a vivere insieme senza le armi. E questa è la sfida che ci preoccupa attualmente, la speranza che il messaggio di pace passi poco a poco e che così si possa arrivare a deporre le armi e a ricostruire questo bel paese. Il paese non è stabile. Perché periodicamente la situazione diventa critica? Per la più semplice ragione che è un paese fragile. Per la semplice ragione che è un paese fragile, un paese che ha conosciuto una crisi acuta e a partire da questo momento ci vorrà del tempo. Questa crisi che è arrivata è il risultato di molti anni di abbandono da parte dello Stato e ci vorranno ancora più anni di pazienza per poter arrivare ad una soluzione. E noi, in quanto uomini di Dio, dobbiamo educare la gente a essere paziente, tollerante. In questo cammino c'è collaborazione tra i responsabili delle varie religioni? Sì, c'è la collaborazione, perché dall'inizio degli avvenimenti, cattolici, protestanti e musulmani, lavoriamo insieme e ora siamo anche molto onorati dal fatto che il Papa venga in pellegrinaggio per andare dai musulmani, dai protestanti, e sarà con noi cattolici e tutti noi saremo insieme attorno al Santo Padre. Questo sarà un segnale forte per noi. C'è fiducia tra la comunità cristiana e quella musulmana? La fiducia ritorna progressivamente, non si può decretare. La fiducia non si decreta, si acquisisce.
È attraverso le parole che si dicono, attraverso i gesti che si fanno, che si spinge l'altro a cambiare sguardo. Monsignor Dieudonné Nzapalainga, 48 anni, giovane arcivescovo di Bangui dal 22 luglio 2012, consacrato nella Congregazione dello Spirito Santo nel 1993 e ordinato prete nel 1998, punta molto sulla collaborazione tra i capi religiosi. La popolazione della Repubblica Centrafricana, in totale circa 5.170.000 persone, è multireligiosa. I cristiani sono circa la metà degli abitanti, in maggioranza cattolici. Il 35% è composto da animisti, il 15% da musulmani. Nella capitale, Bangui, gli abitanti sono 740.000, nell'intera diocesi 1.083.000, metà dei quali cattolici. Noi abbiamo sempre lavorato mano nella mano. La religione è fatta per collegarci, non per dividerci. I nostri fratelli, che sono al chilometro 5, sono dei centrafricani come noi. Loro hanno scelto una religione e questa religione in nessun caso dovrà essere di ostacolo. Al contrario, bisogna andare al di là delle fratture. Un atto di fede, diciamo. Siamo fratelli, siamo nella fraternità universale. Loro hanno fatto un'altra scelta e dobbiamo rispettarci. Il Papa viene qua anche per dire che noi, che siamo responsabili religiosi, dobbiamo predicare la pace, predicare la riconciliazione, predicare il vivere insieme. E noi l'abbiamo fatto. E ora noi vorremmo che il Papa faccia andare avanti questo cammino, per dire anche che questa guerra non è assolutamente una guerra religiosa, ma piuttosto una guerra militare o politica. L'intera Repubblica Centrafricana ora è in attesa della visita del Papa, che celebrerà messa nello stadio di Bangui. Si tratta della seconda visita di un pontefice nel paese dopo quella di Giovanni Paolo II, avvenuta nel 1985. La visita del Papa è un'espressione della tenerezza divina per noi. Dio non ci ha dimenticato nella nostra miseria. Egli viene attraverso il Papa a visitarci, a salutarci, a passare una notte, a chiedere ospitalità e soprattutto a dirci in questo momento difficile che Dio viene a consolare, Dio viene a risollevarci. Dio ci invita ad andare dall'altra parte della riva, ovvero là dove si trovano la speranza, l'aspirazione alla felicità e alla pace. Un gesto di amicizia e coraggio è stato compiuto da Monsignor Nzapalainga verso l'imam di Bangui, un uomo di pace ospitato in arcivescovado e messo al riparo dagli estremisti che lo volevano eliminare. Quando l'imam era minacciato di morte, mi sono mosso per andarlo a cercare. Lui ha passato più di 5 mesi qui. Abbiamo condiviso la stessa tavola, rispettato i suoi precetti alimentari. Sua moglie e i suoi figli erano qui. Io ero straniero, voi mi avete accolto. Io credo che il Vangelo non debba essere una teoria. Il Vangelo ci raggiunge sulle vie dell'esistenza. E io penso più che mai che è nostro compito manifestare questa amicizia. Io ho imparato molto dalla famiglia di questo imam, dal loro modo di pregare, dal modo di comprendere, dal modo di interpretare, dal modo anche di trascinare i fedeli. Prima eravamo lontani, ma la crisi ci ha avvicinati, è stata un'opportunità. Dunque io considero questa crisi anche come un'opportunità, come una grazia nel linguaggio cristiano. Omar Kobin Layama, da un anno e mezzo imam nel 7° arrondissement di Bangui, presidente della Conferenza Islamica Centrafricana, originariamente era imam nell'8° arrondissement, da dove fu costretto a scappare. A seguito della crisi che si scatenò il 5 dicembre 2013, infatti, subì minacce di morte. Per questo si trasferì per 5 mesi in arcivescovado, ospite di Monsignor Nzapalainga. Siete amici? Mi ha invitato, io ho accettato perché il suo invito mi ha ricordato l'inizio dell'Islam. I primi che hanno invitato il profeta dell'Islam a lasciare il paese per raggiungerli sono stati i cristiani che risiedevano a Medina. Dunque, per 12 anni loro hanno inviato dei profeti emissari per domandargli di andare verso di loro, perché là dove era non era accolto dai suoi padri, dai suoi fratelli, che erano pagani. Dunque, il suo invito mi ha ricordato questa storia, questa relazione storica tra cristiani e musulmani, e ho accettato a cuore aperto.
Ora la situazione è più tranquilla. Lei può svolgere il suo servizio alla comunità musulmana di Bangui? Il servizio religioso è ripreso. Io sono sempre in comunione, in comunicazione con la mia comunità musulmana. Voi sapete che la crisi ha generato anche degli estremisti nella comunità musulmana che non vogliono la pace. Dunque noi continuiamo sempre a correre dietro a loro perché possano tornare alla ragione, perché l'Islam è una religione di pace e di tolleranza e non una religione di odio. Che cosa insegna esattamente alla gente che viene ad ascoltare i suoi sermoni? I nostri sermoni in questo momento sono più orientati sull'essenza dell'Islam. La parola stessa Islam significa pace. Dunque la pace deve trovarsi in tutti gli atti dei musulmani. Tutto quello che devono dire, che devono pensare, deve essere orientato verso la pace. Se il comportamento del musulmano non presenta la pace, pone delle azioni contro la pace, questo è un linguaggio personale, ma non è l'Islam che insegna questo comportamento. L'Islam, infatti, insegna ad avere un comportamento di pace anche con la natura, con l'ambiente, con gli animali. Dunque, se questo ci è stato raccomandato, io credo che noi abbiamo interesse a insegnare ai musulmani che l'Islam deve tradursi nei loro atti quotidiani. Secondo lei, la comunità musulmana ha la forza di isolare gli estremisti della Seleka? Ci sono alcuni che sono armati e altri che non sono armati. Non è facile convincere colui che ha le armi se il suo cuore non è disarmato. La sua mano non sarà disarmata. Bisognerebbe che lui disarmasse prima il suo cuore. La nostra arma è il dialogo, dunque noi continueremo a dialogare con loro e credo che arriveremo a un risultato perché il numero dei ribelli sta diminuendo. Prima erano più numerosi, ma oggi abbiamo fatto degli sforzi con la grazia di Dio. Molti giovani hanno disarmato i loro cuori e sono sul punto di abbracciare la pace e di chiudere il cerchio attorno ai ribelli. Dunque, per forza di cose, finiranno col recuperare la strada della pace, altrimenti si troveranno isolati da qualche parte. È vero che gli estremisti non sono centrafricani, ma vengono da altri paesi? Colui che è originario di un paese non potrà mai esporre il suo paese ad una crisi profonda, acuta, come noi l'abbiamo vissuta nel nostro paese. Ma qualcuno che dice, io sono del paese della seconda nazionalità, può rompere tutto questo e poi ripartire. Dunque c'è questo aspetto che non dobbiamo ignorare e noi chiediamo loro di avere paura di Dio, perché dopo aver offeso il luogo che Dio ha donato loro, nel quale è stata accordata loro ospitalità, non potranno più avere questa ospitalità nel loro paese d'origine, poiché non hanno preservato l'unità nazionale, l'amore e la coesione sociale, se rientreranno nelle loro patrie non saranno accordate loro questa ospitalità e questa coesione che hanno perduto qui, che hanno infranto in questo paese. Alcuni di loro lo hanno già vissuto al giorno d'oggi, sono rientrati nel loro paese d'origine e non sono stati accolti, sono stati emarginati, abbandonati a loro stessi, sono restati in quei luoghi come degli stranieri. Questo allora deve servire loro da lezione, servire da lezione a tanti altri raggiunti dalla benedizione di Dio che stanno ricevendo in altre terre l'asilo. Dunque, ecco il consiglio che io posso dare a questi fratelli. Lei ha perdonato quelli che l'hanno minacciata? Il perdono è già la metà, o meglio, i due terzi della fede di un credente. Tanto che nella nostra religione, l'Islam, Dio dice: se non avete nulla da donare, a mio nome perdonate tutti quelli che vi hanno offeso, quelli che conoscete e quelli che non conoscete. Dunque, la porta del mio perdono e il mio cuore sono aperti a tutti, a quelli che mi hanno offeso, che io conosco, e a quelli che non conosco. Dunque, io non ho nulla
contro nessuna persona. Il messaggio di pace dei capi religiosi in Centrafrica vuole essere chiaro e inequivoco. Quanto sta succedendo nel paese è dettato da interessi economici e politici di gruppi in gran parte esterni alla Repubblica Centrafricana. Parlare di guerra di religione è sbagliato e fuorviante. L'arcivescovo di Bangui mette in chiaro che non si possono confondere i musulmani con i ribelli della Séléka. Nous l'avons dit ouvertement en disant attention. Noi l'abbiamo affermato apertamente dicendo attenzione, tutta questa gente che è arrivata, noi non la conosciamo. Nello stesso tempo abbiamo messo in guardia dicendo non è che uno solo perché ha messo il turbante sulla testa è un jihadista. Noi domandiamo piuttosto di fare attenzione a tutti questi mercenari che sono arrivati dal Sudan e dal Chad. Non conosciamo quali sono le loro convinzioni, le loro intenzioni. Ma non vogliamo che il Centrafrica diventi il luogo dove tutti vengono a nascondersi. I jihadisti per installarsi, i narcotrafficanti per essere presenti, i banditi per rubare. Abbiamo denunciato tutti questi gruppi dicendo attenzione a tutta questa gente, perché nel momento in cui noi non abbiamo un'istituzione forte, alcuni poteri informali prendono il sopravvento. Perdendo lo Stato, le sue prerogative, al suo posto subentrano dei banditi che comandano. E quando i banditi comandano non è la stessa cosa di quando c'è un'istituzione. Non c'è rispetto. Qualche volta è peggio che la dittatura. La comunità cristiana è stata perseguitata. La comunità cristiana, ça dépend des endroits où les gens avaient l'impression que dipende dai posti. La gente ha avuto l'impressione che venivano per cacciarli o perseguitarli o far loro del male. Il nostro dovere è quello di dire attenzione a non fare di ogni erba un fascio, al miscuglio, attenzione a non gettare l'anatema sulla gente. Ci sono dei musulmani che sono convinti, che sono gentili e collaborativi e che hanno manifestato la fraternità con noi. Non bisogna buttare tutto nel calderone, musulmani e cristiani. La vicenda è più complicata e complessa. Ci sono dei musulmani che si sono lasciati trascinare, ci sono dei cristiani che si sono lasciati trascinare, ma la nostra missione è di dire attenzione, apriamo gli occhi, guardiamo quelli che sono nemici della pace, insieme denunciamoli. Ed è quello che abbiamo fatto, l'imam, il pastore ed io, per denunciare quelli che sono i nemici della pace e che rifiutano la felicità dei centrafricani. Dunque, a proposito di tutta questa gente che è arrivata, io non conosco le loro velleità, ciascuno ha le sue ragioni, ma noi abbiamo messo in guardia, noi siamo le sentinelle, dobbiamo vedere il pericolo da lontano e avvertire e dire c'è un pericolo in arrivo, affinché la gente prenda le iniziative, perché ci sia un'alba nuova, un giorno bello per tutti i centrafricani, non l'oscurità che scende sul nostro paese. A proposito dell'evangelizzazione, quali sono, secondo lei, le priorità in Centrafrica? Più che mai, attualmente, la priorità per noi qui è il dialogo interreligioso. Bisogna che i cristiani imparino ad accogliere, imparino a lavorare, imparino a ricevere i loro fratelli musulmani. Non sono i loro nemici, sono i loro fratelli. Noi siamo cattolici. Cattolico vuol dire universale. Ora, tu hai tuo fratello che non ha ancora la tua stessa fede, e però condivide l'immagine universale che Dio ha posto nel cuore degli uomini. Allora tocca a te fare un atto di fede, dicendo io ti amo, come quando parla Dio, che è misericordioso e che ha il cuore e le mani aperte. Dunque, è una grande priorità quella di rivelare la misericordia. Non restate con dei rancori, con la vendetta, con l'odio. Questo ci blocca, ci paralizza. Ora bisogna uscire e per uscire i cristiani devono avere gli occhi fissi sul Cristo nel cuore delle difficoltà. Nel momento in cui riceveva il culmine del male sulla croce, è là che ha avuto la forza per dire «Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno». Bisogna allora chiedere la forza a Cristo per offrire il perdono. Parce qu'ils savent pas ce qu'ils font. C'est le Christ qui doit trouver puiser sa force en Christ et pour offrir le pardon. Sanare le ferite e superare i rancori è il compito che si sono prefissati i responsabili delle varie religioni. Il cammino è arduo e faticoso perché i drammi causati dai ribelli sono terribili e ancora vivi. Anche i protestanti sono chiamati in causa. Diodonné Matulu, pastore battista, è anche il direttore amministrativo del FATEB, importante centro protestante di Bangui. Com'è la presenza dei protestanti a Bangui? A Bangui abbiamo veramente un gran numero, piuttosto elevato, di protestanti.
Superiamo i 200.000. Quali sono i vostri rapporti con la Chiesa cattolica? Noi consideriamo i cattolici come dei fratelli. Sono dei fratelli che lavorano al nostro fianco. E noi anche lavoriamo accanto a loro, ciascuno nella via che si è scelto. Ciascuno applica la dottrina biblica, che è la base della sua convinzione. È così che noi operiamo. A proposito della guerra civile in Repubblica Centrafricana, si diceva che si trattava di problemi tra cristiani e musulmani, ma voi non siete d'accordo. Vede, quello che è successo con i Seleka è un evento particolare, è tutta un'altra storia. Prima non si conosceva questa situazione. Noi siamo sempre stati una cosa sola, vale a dire i musulmani e i cristiani in generale, cioè sia cattolici che protestanti. Eravamo sempre insieme, facevamo le cose insieme. In ogni caso non c'era mai stata questa situazione. Ma quando i Seleka sono arrivati, avevano l'idea molto decisa di attaccare la Chiesa, perché, bisogna dire le cose molto francamente, hanno incominciato a prendersela con la Chiesa, hanno ucciso dei preti, hanno ucciso dei pastori, hanno ucciso certi dirigenti veramente validi delle nostre chiese, hanno bruciato le nostre chiese. È così che sono incominciate le cose. Ma dopo abbiamo capito, dovevamo organizzarci rapidamente per fare barriera a queste idee così concepite che si stavano sviluppando, affinché non potessero avere la possibilità di andare più lontano. Uno dei problemi vivi è quello dei profughi, ovvero gli sfollati interni che si sono riversati a Bangui e in altre città del paese in cerca di riparo. È l'istinto di sopravvivere che li ha fatti mettere in cammino per ritrovarsi qui, a Bangui. Adesso, nelle missioni, noi cerchiamo di lavorare con gli organismi della Chiesa. Noi lavoriamo per trovare delle case, per assisterli con dei volontari, per cercare dei professionisti, per costruire o riparare le loro case, al fine di dare la possibilità ai nostri fratelli, alle nostre sorelle, di riavere le loro case. È un modo per essere loro vicini. La cattedrale di Notre Dame, intitolata all'Immacolata Concezione, e l'arcivescovado si trovano nella zona di Bangui, dove hanno sede anche le autorità civili e il comando del contingente ONU. La missione internazionale, che sinora ha dato risultati deludenti, è stata recentemente criticata da Monsignor Nzapalaenga, che è anche presidente della Conferenza Episcopale Centrafricana. Noi abbiamo domandato che i militari dell'ONU venissero per proteggere i civili. Io, in quanto pastore, quando vedo i civili che sono sul punto di morire, che sono maltrattati da dei lupi, non posso tacere, perché io sono anche profeta e devo denunciare, devo condannare, devo richiamare coloro che devono proteggerli, perché loro hanno ricevuto una missione per questo. Ecco perché io ho alzato il tono, perché ho gridato, denunciato, condannato, per attirare l'attenzione della gente sulla missione che hanno ricevuto e su ciò che noi facciamo per i piccoli, messi da parte e abbandonati. La Repubblica Centrafricana ora deve guardare avanti. Per Monsignor Diodonné Nzapalaenga è importante il prossimo appuntamento elettorale. I cattolici devono partecipare attivamente, prendersi la responsabilità delle scelte, dare il loro supporto alla vita del paese. Dieu, il s'est incarné. Dio si è incarnato. Al momento della natività Giuseppe e Maria partirono per il censimento. Questo vuol dire che è importante per i centrafricani, nel nome di quel Dio che noi amiamo, non restare nelle nuvole, ma andare a iscriversi, andare a impegnarsi. Quando si è cristiani non si nasconde la propria fede. La fede deve essere la luce che rischiara e che permette di prendere delle decisioni e di dare senso al nostro impegno. La fede deve permettere ai cristiani di impegnarsi in politica per trasformare la società, il mondo, l'ambiente. Ed è con il calore della fede che danno forza e che fanno nascere i germi dello sviluppo, dell'intesa, della fraternità. E che vont faire pousser les germes de développement, les germes de l'entente, les germes de fraternité.